Adesso per loro come lo faccio senza di te? Maria Sole è morta! I tedeschi l'hanno uccisa! Scendite! Scendite! Maria Sole è stata uccisa! È stata uccisa! Veramente stasera abbiamo qui il piacere di avere Antonio Moretti e Antonello Sannino dell'Arcigay di Napoli. Ecco, sta arrivando. È veramente un'emozione, perché averlo qui per me è veramente un'emozione, dopo che siamo stati insieme a parlare di questo lavoro. Grazie. Io mi congratulo innanzitutto con l'autore di autori, gli artisti che hanno realizzato questo spettacolo stupendo, che riposta una realtà, anche se in particolare ovvero, sono frutto di studi. Io forse sono stato uno dei primi a raccontare qualche cosa che è stato poi ripostato in questo spettacolo per renderlo efficace. Ed è necessario continuare a rappresentarlo questo, perché serve per far ricordare, il ricordo è una grande cosa, può anche far male. Vedi, io quando ho visto questo spettacolo mi è venuto quasi da piangere, perché ho vissuto questi momenti non nello specifico,
Ma io ero un ragazzo di 16 anni quando ho imbracciato il mio boschetto e ho fatto anche delle sciocchezze, perché pensate che io non conoscevo i carri armati. E allora io, siccome ritenevo di essere un buon tiratore, perché io andavo a caccia con mio nonno, allora io pensavo che attingendo attraverso la feritura che i carri armati hanno, io colpisco attraverso la feritura il carrista e così blocchiamo il carro armato. Che non sapevo che i carri armati hanno una specie di come sommergibili per il scopio. Allora, a Via Foria, dove c'è la caserma, che c'è il giudice di pace adesso, alla caserma Garibaldi, lì io proprio andavo e dicevo: come mai io sparo così bene, sono preciso, e mi sparo, ma questo il carro armato è sempre vivo. Sì, potrei parlare per ore, potrei far fare l'alba per raccontare tante cose. Non so se voi mi potete concedere ancora qualche minuto, proprio se molto Carlo III, l'albergo cosiddetto l'albergo dei poveri, che questa grossa struttura, c'era un deposito dell'aeronautica militare di acqua minerale, che non tenevamo nemmeno l'acqua le quattro giorni, acqua minerale e vino Chianti. Allora l'8 settembre, i tedeschi che venivano collaborati dai nostri poliziotti tramite la piazza del plebiscito, come si chiama? Il prefetto, cioè dalla prefettura. Allora i tedeschi incitavano a fare i saccheggi, e di fronte all'albergo dei poveri avevano posto un camioncino che aveva una specie di mitragliatrice a quattro canne. E ogni tanto sparavano fino a pochi anni fa, si può dire, e c'erano ancora i segni delle granate che erano arrivate alla facciata dell'albergo dei poveri. E tutti si accalcavano lì perché non ci stava acqua, io non parlavo proprio. E che cosa succede? Che un napoletano che io non ho mai potuto individuare, che doveva essere un bosseggiatore di mestiere, riuscì a sfilare la pistola, l'ordinanza all'SS. E allora il nostro poliziotto, portavano la fascia poliziai, il nostro poliziotto offrì la sua beretta di ordinanza, questo è il tedesco, io stavo proprio là vicino, la buttò a terra e imprecando in tedesco ovviamente, con i piedi sopra. E questo eroe napoletano, questo, io avrei voluto individuarlo per proporlo per una medaglia, perché se l'era meritato. Fu un atto di sì. Questa è una delle piccole cose. A realizzare questo spettacolo e vi ringrazio per aver avuto la pazienza di ascoltarmi qualche volta. Io mi associo ad Antonio nel ringraziare Fortunato e tutti gli artisti e tutte le artiste di Campania Teatro Festival. Io però stasera c'è un'assenza pesante tra di noi. Ci sarebbe stato oggi sicuramente Gennaro Morgese, il figlio di Maddalena Cerasuolo, che purtroppo questa terribile pandemia ha portato via un mese fa. Quindi un grande abbraccio a Gennaro, alla famiglia di Gennaro, e il ricordo di Maddalena Cerasuolo, medaglia di bronzo al valor militare. Organizzare appena possibile, organizzare una manifestazione per ricordare Gennaro con il quale stavamo preparando
delle cose interessantissime per i ragazzi, come un fumetto, forse sull'ascolto dei materiali che sono riuscito a reperire potremmo anche realizzare questa cosa quando vediamo un po'. Ricordando Gennaro che ha dato tutta la vita, ogni minuto, ogni attimo per ricordare la mamma e quelle donne che hanno contribuito in maniera decisiva, come Antonio ci ricorda sempre in qualsiasi circostanza, a liberare Napoli dalle quattro giornate. Anzi, Antonio ci dice sempre, quando andiamo anche a scuola con i ragazzi, che senza l'apporto delle donne le quattro giornate di Napoli non sarebbero proprio verificate. Non oggi che si parla femminicidio, io l'ho detto dal primo, alla mia prima intervista. Gli americani non mi sono mai piaciuti, perché ricordo il 4 agosto del 43, e mi dico solo questa battuta: in un liceo di Cicciano, uno studente liceale, dopo aver saputo io chi ero, che cosa avevo fatto, come l'avevo fatto da una professoressa che mi aveva presentato, mi fece una domanda. Disse: come mai lei da ragazzo bellicoso è diventato pacifista d'oltranza? Io sono ambasciatore di pace dell'UNESCO, perché la pace è il bene supremo, senza pace non c'è niente. Allora io concludo sempre tutti i miei interventi nelle scuole quando ci potevo andare, perché con questo maledetto pandemonio, questa pandemia, questo non l'abbiamo fatto. Allora, grazie per avermi ascoltato e vi auguro un sempre successo artisticamente parlando e nella vita. Grazie di tutto e grazie per aver ricordato quella storia annegata, quella storia che purtroppo noi, la storia che siamo abituati a farla scrivere ai vincitori, ai bianchi etero o presunti eterosessuali, e purtroppo le donne e la comunità LGBT è sempre stata dimenticata. Quindi grazie ad Antonio che l'ha raccontato per la prima volta in un incontro dell'associazione, e grazie a Fortunato che l'ha messo in scena, e grazie a tutti quanti. Grazie, allora, grazie veramente. Una cosa volevo dire che mi ha emozionato anche stasera, finalmente vedervi a teatro, voi in presenza, e questa è una cosa importante, che il teatro possa ricominciare a vivere. Ringrazio il Napoli, il Campania Teatro Festival, ringrazio la produzione Prosper e ringrazio tutti quanti gli attori. Grazie e buonasera a tutti.